Finisce 1-1 al Nazareth tra Isola Liri e Viterbese, un pareggio però che non accontenta davvero nessuno, anche se i biancorossi possono recriminare per l'occasionissima avuta al 90esimo. La partita è subito vivace e alla prima vera occasione la Viterbese passa. È il 10° minuto di gioco quando Giano, dal limite dell'area di rigore, fa partire un sinistro che si insacca nel 7 e il gol bellissimo che regala il vantaggio ai suoi. Isola Liri però non sta a guardare e tenta subito la reazione. Al 23° minuto una punizione di Variale si perde sul fondo. 2 minuti più tardi è ancora Variale a entrare in area a calciare, ma il tiro viene bloccato con facilità dal portiere. Al 33° minuto però gli sforzi dei padroni di casa vengono premiati con il gol del pareggio. Su una rimessa laterale infatti Maiorano spizza di testa per Mauriello, che è bravo ad insaccare con il piattone. È 1-1. Ristabilita la parità, l'Isola prova a cercare i 3 punti. Ci prova ancora Variale con un destro a giro che però finisce alto. Si va dunque al riposo sull'1-1. Nella ripresa sembra partire meglio la Viterbese. Al 2° minuto infatti c'è una girata in area di Paciardi che finisce sul fondo. Al 10° minuto ancora occasione per la Viterbese, il portiere dell'Isola Liri infatti esce male, ma Fensi non riesce ad approfittarne. Al 28esimo, sull'altro versante, è l'Isola Liri a provarci, questa volta con Dovidio, il suo tiro finisce di poco fuori. Al 36esimo, un'ottima opportunità per la Viterbese con Morini che tira a botta sicura, ma è provvidenziale il salvataggio di Manetta che sbroglia la matassa e salva i suoi. Sull'altro versante, la vera occasione per il vantaggio per l'Isolani arriva quasi a tempo scaduto. È il 44esimo minuto di gioco quando Jukic, dentro l'area di rigore tutto solo, spara su Zonfrilli. Finisce così, tra tanti rimpianti.